Ciao, io sono Cristian Dorigatti e siamo qua a raccontare un po' la storia del motivo e del perché abbiamo chiudato questa mitica via, a quanto pare. Esatto, sì. Io mi chiamo Morris Fontanari e siamo due arrampicatori qua locali del Trentino che hanno sempre arrampicato in tutte le zone qua vicino. Siamo amici da parecchi anni e scaliamo principalmente sui boulder qua locali. Raccontiamo un po' la storia del perché è nata questa via. Sì, esatto. Eravamo qua in pratica a recensire l'area di Drena perché ci sono moltissimi blocchi. Quindi l'idea inizialmente era, sì, era tipo di fare blocchi, non di fare una via con la corda, no? Esatto, però arrivati sotto questo enorme pannello siamo rimasti senza parole. E così un po' per gioco, un po' per ridere abbiamo detto dai, vediamo se c'è qualche via. E in mezzo proprio c'è questa una sottospecie di fessura che in realtà c'ha poco e niente di fessura, ma un peccato non chiudarla. Esatto. E allora abbiamo detto dai, proviamo, ci siamo calati e abbiamo visto che qualcosa c'era, in particolare c'erano due prese in mezzo. E beh dai, allora c'è la via. E così per ridere abbiamo iniziato a guardare. Da boulderisti abbiamo detto sì, si può fare sempre tutto, no? Esatto, dopo ci siamo un po' dimenticati dell'inclinazione, ci sembrava una placca, eravamo un po' in diagonale, così. Sì. E alla fine è venuto. Alla fine l'abbiamo chiodato con un po' di sforzi, tirando un po'. Super Morris! E poi. Però poi quando ci siamo appesi è stato abbastanza deludente, nel senso traumatico. Che abbiamo visto che non avevamo minimamente il livello per farlo, nel senso che magari qualche facevi un movimento, ma anche solo il pensare di rinviare era futuristico. Sì, quindi l'abbiamo provata un annetto anche noi, cioè un annetto in realtà l'abbiamo provata ben poche volte. Sì, poche volte, però. Però abbiamo visto che era una figata, però era allo stesso tempo veramente estrema, dura. Quindi abbiamo detto, vabbè, Stefano Ghisolfi, un arrampicatore forte, locale. Sì, esatto. Abbiamo chiamato, ci sembrava la persona giusta, no? Sì, sì, sicuramente. E dopo alla fine è venuto fuori che è venuto da Mondra, è venuto Schubert, tipo una roba un po' tutto veloce così, è stato figo. Sì, dai, sì. Adesso aspettiamo la first ascent che siamo ansiosi. Sì. Progetto Excalibur, non so se si vede nella ripresa, ma mica c'è una spada nella roccia, non poteva che chiamarsi così, no? Esatto. Sì. The route is very short, so we can check out every single hold of Excalibur. The first moves are the hardest for me. The very first hold is a right pinch with a small thumb. The second one is a pocket, bigger than a two-finger pocket, but not big enough to fit well three fingers. So I squeeze them and try to pinch with the left thumb. From here, I put a really high heel, very technical and very hard to keep it, but crucial for the next move. I take a right crimp as an intermediate and then again with the right to a better one, still not a jug. From here, I use this one finger pocket to adjust my heel and stand with the toe, and then I go again with the left hand to a small crimp and again with the left hand to this shoulder crack, which is really slippery. I match with the right hand to the previous crimp. And then the only way to do the next move is to put a really high foot on this small spike on the right. The next move is hard, but then the next three holes are the best and the biggest holes of the whole route. The first one with the right, from which I clip the third quick throw, then go with the left, and then again with the right, from where I clip the fourth quick throw. Up to here, I move my hands 9 times for 9 moves,
which are the exact half of the route out of 18 moves. And here it's possible to rest a bit, just a few shakes, not a good rest, but still possible to be recovered for the next part. For me, the first part up to here is the hardest part, and from here I already climbed up to the top. But actually, thinking about coming from the ground to the top, it looked impossible. For the next section, we found three different betas, but the one that fits me perfectly is this one with his left shoulder, and then I go to a little cube with the right hand. At the beginning, this move felt impossible, but after trying it a lot, I was able to master it, and I was able to do it starting from few holes below. Then there is a small intermediate with the left hand, and going again to a left shoulder, which is very important to pinch it with the thumb. From this right hand, there is the hardest clipping of the whole route. A small foot with the right, and then the hardest cracks of the second part. A small, sharp and painful two-finger pocket. And then the extremely high right heel on a microscopic spike that I used before for the left hand. And the next hold is probably the weirdest one, that needs to be taken with the back three fingers on a pocket, and then the index finger and the thumb above it. From here I need to move my feet a bit higher and do the last hard move to a good pocket, but very far on the left. From here, the hardest part of the route is finished, and there are some good jugs to go to the right, and then the mantle to go to the top. Yes, because Christian and Maurice are boulderers, and they didn't put the chain on the top of this big boulder. And they decide that the finish was like a boulder, mantle, but I actually never tried it. I wanted to try it this day, but it was raining before, so the top out was wet. So it's still a mystery, probably not so hard, but I don't actually know yet. I will try it in the next days probably.
Ma all'inizio, guardandola dal sotto, abbiamo detto, beh, sicuramente 8C. 8C, 8C più, insomma. Noi pensavamo una roba così. Magari 9A, ridendo, no? Magari la facciamo una volta nella vita. Esatto, ci alleniamo, torniamo, ci alleniamo, la facciamo. Sì, sì. E poi a prenderci proprio... Sì, abbiamo sbagliato un po' l'inclinazione, abbiamo sottovalutato quella. Esatto, no. No, no, all'inizio pensavamo fosse... nel range del fattibile, insomma, almeno per noi, insomma, sai, dopo magari anni di allenamento riesci a fare qualche movimento, salirla magari, però diciamo che questa cosa ha allungato i tempi di allenamento in maniera esponenziale, diciamo.